Questo programma è offerto da sgservicesud.it. Forte Classico pane di semola, leggero, fragrante e ha il colore del sole. Bentornati a Due Come Voi. Che gioia, che gaudio. Col detto... duo Wilva, appunto William Volpicella. E Valentina Gaddaleta. Sì. No, no, non lo so. Buongiorno. Effettivamente oggi Valentina ha iniziato buongiorno, che gioia. Sì, ho deciso di essere un po' più mite, no? Sembravano, chi era, la Massironi che faceva, rabbrividiamo, stiamo già rabbrividendo. Perché ho pensato che sembro sempre un po' esaltata. La stessa cosa. Sembro sempre un po' esaltata, buongiorno. No, amore, no, non sembri un po' esaltata, no, lo io sei, sono assolutamente. Esatto. Buongiorno, abbiamo iniziato la mattinata alle 8.45 sì. all'ASL stamattina, quindi sì, va bene. Bella, bella, di noi. Mi prego, non c'è forse. Cominciare. Ciao Bari 2, ciao Bari 2. Allora, buongiorno e scusate per chi si è connesso adesso. Bentornati a Due Come Voi. Due Come Voi in diretta dagli studi di Radio Bari. È sempre complicato cominciare così. È contemporanea su Telebari e sulla nostra pagina Facebook, Wilva. Appunto. Sì, Wilva. Avrete notizie del nostro avvocato. Esatto, no, tutti, nessuno escluso. Oh, Valentina, sì. Innanzitutto oggi non ho guardato di chi è il compleanno famoso. Quindi non lo so, però ogni evenienza salutiamo mia nonna, mia madre, mio padre, mia sorella. Vabbè, così, che sta sempre buona, buona. Bene, sì, mi ci seguono. Mi pare giusto, mi pare. Senti, giusto. Senti, William. Ma soprattutto, oggi che giorno è? Senti, oggi è 11 aprile. Cosa accadeva l'11 aprile? Ma guarda William, l'11 aprile accadeva, insomma oggi ricorre un anniversario importante. Ovvero? Che è proprio l'anniversario del... Allora, ti preparavi all'uscita del tuo film? No. No, che cosa? No, allora, noi siamo attori e quindi in quanto tali contro la pirateria. Ma siccome sì. I DVD non li ha fatti nessuno di quel film, andatevi a scaricare Le Frise Ignoranti. Esatto. Perché usciva il... Sì. Il DVD, no, usciva il trailer ah, del il film trailer. 4 anni fa. Ciao a tutti. Il film, a proposito della fase, sai che c'è stata la foto del buco nero, no? Sì, sì. Hanno, sono riusciti a fare... Ecco, Signore degli Anelli. Questo era il trailer del buco nero di una carriera cinematografica. Esatto, cominciata e già è morta finita. Là così. Oh. Che no, invece, cosa ricorre? Scusate, William, no, William, non so che data ricorra, quindi io passerei subito a dirvi, insomma, l'argomento di oggi, che è la differenza d'età nella coppia. Dunque, io posso dichiarare così pubblicamente che William, vuoi l'acqua? Ho già bevuto, grazie. È il primo coetaneo della mia vita. Scusate, sono raffreddato, prego. Tutto bene? No, sono Califano, vai. Vuoi un antibiotico, William? No, tranquillo. Allora, se volete dare un consiglio a William in diretta potete contattarci allo 080 501 4668, anche senza prescrizione medica, o inviateci oppure... dell'Oki probabilmente. Esatto. Oppure scriveteci sotto la diretta della pagina Facebook. Allora, differenza d'età, dicevamo, dai. Allora, se dicevo, William è il primo coetaneo della mia vita. Devo dire che io la mia carriera relazionale è cominciata abbastanza in genere. Cominciata all'Inps, Valentina visitava sì. ospizi e sceglieva i fidanzati esatto. fra quelli che stavano lì lì per, perché così poi sai sì, avrei recuperato la pensione. Esattamente. Invece no, perché ho avuto anche fidanzati facoltosi, ma sì. purtroppo non ne ho approfittato. Questo... Facoltosi di soldi, ma con poca facoltà. Con delle belle problematiche, insomma. Diciamo che il massimo che ho raggiunto è stato 20 anni più di me. Però, insomma, 20 anni più di te, più di me, sì. Allora, se vogliamo aprire la parentesi della vergogna, è il momento di farlo adesso. Sì. No, invece no. Potete anche scriverci sotto la diretta Facebook, Valentina, sono come ti sei permessa e cose. Sì, sì, grazie. Sì, ma un brano proprio di quelli, proprio la vergogna. C'è un brano sulla vergogna? No, c'è solo la lettura sulla vergogna. Bella! Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Who said? Yeah.
piace molto questa versione disco di stamattina, che mettiamolo su Netflix, Nico. Ma l'hanno messo in TV, forse per Netflix. Siamo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. Ho già detto che... E attacca con la pasticca, no? Quanta carica! Vedi, questa per esempio mi porta, effettivamente mi riporta al tema di oggi, perché differenza d'età fondamentale. Questa era una canzone con cui giovani andavano a ballare e io no. Ecco, no, per essere... vabbè, tu facevi altro per... Ma io ascoltavo De André, era tutta un'altra storia. Sì, diciamo, adesso no? Fa così un po'. No, non è vero, all'epoca andavo anch'io a ballare perché c'avevo un amico, Pierre, saluto Walter, all'epoca, che non mi faceva pagare gli ingressi. Bravo. E quindi andavo anch'io, mi annoiavo a morte. Ma adesso Walter si sposa, quindi dobbiamo recuperare tutto il fatto. Allora, William, ascolta. Differenza d'età è un problema o uno stimolo, Valentina? Senti, non lo definirei né problema né stimolo, ma un'esperienza. Come direbbe, ci sono due correnti di pensiero. No, sì, allora nel senso, quello che accade di solito, sì, almeno sì, io parlo per esperienza personale, nessuno decide a priori di instaurare una relazione col nonno o con la nonna. Dove c'è una differenza di età importante. Diciamo che sono delle cose che accadono. Sì, sì, sì. Lunedì torna Paolo. Che avete fatto? Io non vedo. Perfetto, ok. No, no. L'addolorata. Senti, crocifissa. C'è una bella citazione di Baudelaire. Sì, ma andiamola a leggere, William. Non si è mai troppo vecchi finché si desidera sedurre e soprattutto finché si desidera essere sedotti. Bella. L'ha detto Baudelaire. Io aggiungo, o finché sia il Viagra, l'aggiungo io. No, pure, perché è sempre... Diciamo che un aiutino non guasta. È giusto. Allora, è giusto. No, William, in realtà, come ti dicevo, io non l'avevo stabilito a priori. Meno male. Capita, cioè, per il preterintenzionale, se non esatto, capita perché ci sono una serie di circostanze personali che ti portano magari a provare attrazione verso una persona più grande di te, che non andremo a indagare o a sviscerare perché comunque hanno delle radici psicologiche e affettive. E infatti, da un articolo di Vanity Fair si dice che all'inizio vada sempre tutto a gonfie vele, sì, ma poi con il passare degli anni, almeno così dicono loro, qualcosa potrebbe scricchiolare, e non ci riferiamo alle ossa del più vecchio dei due, o alle sedie o alla matrice. No, no, no. E qua da dei consigli, ecco come corazzarsi per tempo, ma anche come scrollarsi di dosso alcuni pregiudizi infondati, perché è importante questa cosa. Sì. Il pregiudizio è sempre brutto da utilizzare, sì, diciamo. Ma diciamo che quello che accade spesso è che poi ci siano dei giudizi anche molto pesanti, negativi, da parte delle persone che poi circondano la coppia. Esatto. Perché si crede che magari la coppia non abbia la lucidità opportuna per valutare effettivamente se questa sia una scelta giusta o meno. Però io credo che solo chi è soltanto chi è coinvolto nella relazione possa stabilire. È vero anche che se uno deve sbagliare, deve farlo. Oggi sta con la valvola aperta, va sola sola. No, no, sì, come quella del gas, la valvola no, aperta. No, non parliamo di gas, che sennò veramente. Allora, perché no, c'è uno studio, Sì, sì, uno studio dell'University of Colorado. Sì, tutto Colorado. A Boulder, sì, che vuol dire ammasso, il masso grosso. Ammusso. Ah, no, il masso proprio. Ah, ammasso. Sì, sì. È pubblicata sul Journal of Population Economics. Sì, il grande. Allora, per questi studiosi statunitensi, non mi rendere complicata. Nell'arco di 6-10 anni la differenza d'età può provocare un clima generale di insoddisfazione, e il risvolto negativo è che una coppia meno appagata si rivela meno corazzata di fronte a tanti problemi, sì, come per esempio la perdita del lavoro, peggioramento delle condizioni economiche o delle condizioni finanziarie. Sono cose a cui una coppia con tanta differenza d'età reagisce in maniera differente. Certo, e vogliamo anche dire che magari la variabile della posizione economica, la posizione economica, la posizione sociale, cioè può capitare, o più spesso accade magari anche tra le coppie più... Amore, io vado a lavorare, tu che fai oggi? No, mi godo la pensione. Esatto, che vedi, c'è una stagione per l'amore, c'è una stagione dell'amore soprattutto, no? Salutiamo Battiato, che ricordiamo qualche anno fa cadde dal palco il Petruzzelli, poverino. Ciao Franco. Però sappiamo che sta meglio, è caduto e ha battiato la testa. La stagione dell'amore viene qua. Valentina, torna qua. Quasi che mai figure facciamo? Io già sono con l'età. Se penso a come ho speso male. Ma che ti licenzi? Vieni qua. Forte fatto che ti si vede qua. Se non ti abbassi, sei alta. Che stai, non qua, tornerà, stai al collo. Non ritornerà più. Ed è passato davanti a la stagione dell'amore. Abbattiato, vedi. Viene Eva. Ciao Lisa, ciao Roberta, ciao Serena. All'improvviso, ciao zia Corinda, senza ciao accorgerti, la vivrai. Ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole
rimpiangerle. Niente, andiamo a vedere gli altri cose, sono più divertenti. Mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore. Nuove possibilità per conoscersi. Io un giorno. Gli orizzonti perduti non si scordano. Io un giorno vorrò. Un giorno vorrò fare un esperimento sociale. Sì. Non lo so, tipo sbattere la testa e provare a scrivere una canzone di Battiato. Perché? Allora io lo devo ammettere perché i più mi picchieranno. Non anch'io. A me Battiato non mangozzo. Anch'io. Non, fra l'altro poi è passato davanti in ospedale alla nonna di un amico. No, non va bene, non siamo d'accordo. L'ha Battiato sul nascere proprio, nel senso proprio in corso. Scusaci Battiato, però noi non tanto. Vabbè, cioè, ognuno ha dei, cioè, poi è giusto, è un artista riconosciuto, sì, a me sì, non, sì. non piace. Non piace, vabbè, sicuramente. Preferisco Gianni Celeste, non... Infatti, magari noi non piacciamo a lui. Senti. Ride, sì. No, ride, contenta oggi. È contenta. Non è contenta vuoi mettere, perché. Vuoi mettere la stagione dell'amore con i Zinzine? Non bozzo sta perché tu. Ma parti, sì, cioè, vabbè, dire, è diverso, è diverso. Ma è poesia differente. Ma sono suggestioni anche diverse. Ma William. Sì, suggeritevi pure. Esatto. Che stavamo dicendo? Senti, Valentina, William, cosa il filo. Pensi che possa portare ad essere attratti verso una persona più grande? Beh, un certo tipo di stabilità. Un certo tipo di affidabilità non è detto. Dipende perché. Dipende se la persona più grande è ricca. Diciamo. No, nel senso non, che non... molto spesso l'uomo più grande in realtà è anche. Cioè, o meglio, non è detto che sia così maturo. Anche perché l'uomo allora, tendenzialmente. Sembra non... l'uomo. Allora. L'uomo è l'uomo è la distruzione del pianeta. Ma è proprio il genere sì. maschile, è proprio una roba. Se il pianeta fosse governato da donne. No, in realtà la mia psicoterapeuta non sarebbe d'accordo. Non esatto. bisogna generalizzare. Oh, esattamente. Però diciamo che io questa cosa non l'ho superata. No. Questo è chiaro. No, allora, secondo me l'uomo non matura mai. L'uomo può avere dei miglioramenti, delle piccole parentesi evolutive, però devo dire che l'andamento è sempre un po' altalenante, insomma, a intervalli irregolari e comunque non raggiunge mai il pieno. Però, ma credo che eppure questo sia... sono più frequenti i casi in cui è la donna più giovane che va verso l'uomo più maturo. Perché la donna è problematica. No, perché il mea culpa è importante. Sì, sì, anzi, sì, il sì. vostra culpa è importante, esatto, diciamo. Esatto, il vea culpa. Il vea culpa, allora, sì, sì, sì. No, sì, in sì. realtà quello che può accadere è che all'inizio è sì. tutto molto bello, sì. perché comunque tu hai la possibilità anche di sperimentare delle circostanze di vita che sono completamente strane rispetto alla tua, no? Come attuale. No? Vuoi mettere le brezze di svegliarti con un bicchiere sul comodino con la dentiera no, dentro? No, ma non così non grande. Così. Okay, ma tu forse hai preso le coppie VIP dove c'è... Dopo, okay. ne parliamo dopo. Perfetto. Oppure, per esempio, potrebbe essere anche in termini di autostima uh-huh. una conferma del fatto che magari un uomo che abbia avuto già, o una donna, abbia avuto già tante esperienze, magari diverse, diversificate, possa provare attrazione nei tuoi confronti, addirittura instaurare un rapporto vero e proprio, quindi non una, come dire, una notte via, no? Io credo che il problema sia proprio della società. Posso fare una piccola parentesi ma seria? Ma certo, William. Sentiamo spesso parlare, purtroppo, del tema della violenza sessuale, sì. no? Che quando viene fatta da un uomo più grande verso una donna più piccola è violenza, è una cosa tremenda. Quando invece è accaduto, come è accaduto anche di recente, verso per esempio un insegnante che aveva, e poi è rimasta incinta di un giovane ragazzo a scuola, lì i commenti dell'etere, noi tuttologi sono stati e non dici grazie, io all'età mia avrei pagato. Questo è un errore molto grave bravo, alla base di bravo, questo ragionamento. William, sei una bella persona. È violenza in entrambi i casi, parliamoci assolutamente chiaro. Assolutamente sì. Allora, diciamo ci che... ho detto però, cerchiamo di parlare anche delle coppie un po' più da ridere, no? Sì, anche sì, di quelle sentiamo, VIP. Sentiamo. No, dico, cerchiamo di fare dei casi un po' no, più... No, perché anche le mie coppie facevano ridere, anche se non eravamo VIP. Ecco, possiamo passare tutto un intero speciale sì. sulle tue coppie degli ex, esatto, no? Per esempio. Però... Oppure potremmo guardare Michele Carofiglio e dire, ma do quanto è bello, e ricordarci che probabilmente fra poco c'è la pubblicità? Beh, c'è la pubblicità. Saluta. Ciao. Friselle di Altamura Forte. Una tradizione buona, semplice e sana. Basta un filo d'acqua per lasciarla croccante. E gli ingredienti che vuoi tu per creare in un attimo mille ricette fresche e gustose. A pranzo, a cena o come snack, ogni momento è buono per una Frisella. Fragrante e leggera, oggi come ieri, con lievito madre. Friselle di Altamura Forte. So che è buona, perché la faccio io? Al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno è arrivata la nuova collezione 2019. Solo da noi potrai arredare la tua casa senza pensieri.
È tutto incluso. Progettazione gratuita, rilievo misure, trasporto in omaggio e finanziamenti ad interessi zero. I nostri esperti arredatori ti consiglieranno le soluzioni più belle e convenienti per il soggiorno, la zona notte, la cucina e la cameretta dei bambini. Il Chiarelli Center Arredamenti è a Bari, Modugno, strada statale 96. Chiarelli Center, le case belle della vita. Oh, una delle mie canzoni preferite. Sì. Che gioia, avete recuperato Battiato, grazie. Che bello. Drops of Jupiter. Yeah. Train. Ma avrei sempre voluto cantarla questa, ma mi partono le corde vocali. Io so fare quasi... Conosciuto. Che vuoi dire? He acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of the stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Che pezzo, grazie. Che bello. Grazie, davvero un bel pezzo. Grazie mille. Allora, William. Allora, no, scusami, nel frattempo, bentornato a te come voi. No, ci scrivono una cosa. Ah, ci sono due colleghi di un'altra radio che ci chiedono ospiti il 13 aprile 18:30. Purtroppo, però, siamo in scena, dobbiamo declinare. Ci spiace. Grazie per l'invito, per una prossima. Grazie per l'invito. Sì. Allora, stiamo parlando delle coppie con grande differenza di età. Sì, no? Sì. Allora, il problema che si deve sempre affrontare quando si fa una scelta coraggiosa, perché di questo si tratta, no? Sì. Di non guardare in faccia a chi ci guarda dall'esterno, ma di guardare in faccia all'amore, perché poi ci sono anche i casi, no, della rivista, che tanto poi fra 5 di schiata mi metto e allora... Però ci sono anche i casi di amore vero. Vero. Quindi il primo consiglio che dà un sito, ma che in realtà poi è veramente, dottoressa, grazie al... nel senso che è quella di non stare ad ascoltare, cioè... Ma dai! Ma è incredibile! Bello. Io, Silvia, dobbiamo lavorarci su sta cosa del coach, veramente... E quindi che dice? Non bisogna stare ad ascoltare. Recupera una bellissima citazione di Lev Tolstoy. Com'è? Non è Toy Story. Quello delle... Tolstoy. Che dice, tratto da Anna Karenina: tutte le famiglie felici si assomigliano tra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Che è una cosa molto importante. Molti brividi. Che mi sono chiesto, ci siamo chiesti anche con Silvia, ma esistono delle coppie VIP che hanno un'enorme differenza d'età? Ce ne sono un po'. Per esempio, la buonanima del patrono di Playboy, Hugh Hefner, che adesso non c'è più. Merigliani. No, non è Merigliani. C'entra niente con Merigliani, assolutamente. Sai che non c'ha... Stava con Holly Madison, che era una coniglietta, anche se a guardare sta foto sembrava più un altro animale. Sì, è vero. Clint Eastwood, per esempio, sta con Dina Ruiz. Hanno 35. Clint non era... Clint, no. Cosa? Era etero, non ricordavo diversamente. Clint è eterissimo, sto scherzando. E Dina Ruiz hanno 35 anni di differenza, cioè nel jet set si usa parecchio. Però stanno benissimo, Woody Allen con la sua nuova moglie, Sun Yi Previn, 34 anni. Scusami, una telefonata. Sarà Woody Allen, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, sono Antonio Micunco da Bari. Buongiorno Antonio, buongiorno. Parlo con Vilma? Sì, con Vilma. Sì, De Angelis, sì, buongiorno. Io sto a chiamare per gli auguri delle palme. Gli auguri delle palme, grazie. Che due palme, veramente. Anche a lei, grazie, a tutta la sua famiglia, anche alla sua cioè a tutta... Sì, abbiamo capito. Ma lei non è sulla strada per Gravina, ci scusi. No, non sono sposato, mi sono lasciato 2 anni fa. Le palme, mi ci dispiace. Questa cosa ci rammarica. Avete moltissimo. Messo una per vaso, almeno. Non per altro, è che è morto, non c'è più. Ma ci dispiace, una prece, mannaggia. Proprio, guardi, noi siamo... Ma lei non ha cercato altro poi? Non ha cercato altro poi? Un'altra? No, che trovare? Non c'è più, perché l'anima gemella, una volta al sorcito nella vita. L'anima al gemelli, come no? Bravo, hai espresso bene questo concetto. Antonio, noi non possiamo far altro che augurare di trovare l'anima gemella, magari molto più giovane di lei, come le coppie di cui stiamo partendo oggi. Ci dica, come no? Wilma. Sì. Sì? Volevo,
volevo chiedere, ma perché dici sempre ci ho detto, ci ho detto? Ci ho detto, ci ho... è perché lei non mi ascolta, ma io ce l'ho detto. Tu dicela, quel che ti sei. Allora, possiamo approfittare della sua telefonata, caro Antonio Micunco, per ricordare che il buon Renato Ciardo, che lei ci ricorda tanto, sì, ritorna col Ciardatano su Telebari e Radio Bari. Il 20. Il 20... Dillo tu, dillo tu. Sì. Lei lo sa, lo dica, quando torna? Micunco, quando torna il Ciardatano? 29 aprile. 29 aprile, dalle 13.30 alle 14. Eccolo là. Benissimo. Signor Micunco. Allora, cacca 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 per stasera e ci vediamo i prossimi giorni, va bene? Va bene, auguri. Okay. Buone palme. Ciao Reno. Ma la maglietta, la metta oggi, sì. No, quella di Sparta ho messo oggi. Pro. Stai buono. No, non ci sta quella striscia. Non ci sta oggi. Le strisce non ci sono più. Va bene. Ciao, ci ho detto. Conservatemi una voglia, una pezza di pane. Va bene. Da un chilo e mezzo di pane. Ciao Renato. Ciao. I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me. Innanzitutto, va bene, non poteva saperlo, come si chiama il bassista dei Kiss, ovvero Gene Simmons, ma non sapeva che lui si era fatto... Sì, il bassista, però. Quello famoso per avere la lingua che gli arrivava qua sotto, che non è una dote naturale, lui si è fatto proprio recidere il blocco, diciamo. Si chiama frenulo? Scusate. Non ricordo come si chiami, mo' è fatto apposta, però. Frenulino. Allora, stavamo parlando un attimo delle coppie VIP con grande differenza dei te. Avevo citato mia madre e mio padre, per esempio. Anche tua madre e tuo padre. No, Silvia, Jane Simmons è il bassista dei Kiss, sì. E aveva questa cosa, cioè aveva, ce l'ha ancora, diciamo. Fra l'altro è l'unico gruppo che non si capisce quanto è invecchiato perché continuano ad avere le maschere addosso ai concerti, quindi, insomma. Che bello. Che credo vengano in Italia, fra l'altro, quest'anno, mi sa che ci vado. Allora, Woody Allen. No, non era Abitetto, no. Abitetto Stone Kiss, ma non sono io, diciamo. Allora, Woody Allen e la moglie, hanno 34 anni di differenza. La moglie si chiama Sunyi. Ma tu chi sei? Sunyi, ecco, per dire. Un'altra coppia, per esempio, famosissima, Jack Nicholson e Lara Flynn Boyle, no? 33. La moglie di Jack Nicholson è bellissima. Però Jack Nicholson, ragazzi, è un bel guagnone. Sì. Ma andiamo un attimo ad affrontare l'argomento Madonna e fidanzata. Esatto. Allora, possiamo Madonna avere una musica adeguata, magari. E che cosa? Tu sei la mia vita. Tu sei la mia vita. Allora, Madonna, tu già ti chiami Madonna. E questo è il problema. Nel senso, è un fatto tuo, diciamo. Ti sei trovato il fidanzato di 28 anni più giovane che si chiama Jesus. Lus. Secondo me è lui. La figlia si chiama Maria Lourdes. Voglio dire, abbiamo dei problemi. E diciamo, dove sono andati in vacanza? Non lo sappiamo. Adesso vengono a borgagnarsi, di solito. Sì, esatto, ci sta. Un'altra coppia che, per esempio, ha tanta differenza, 27, è Hayley Roberts, che è una mezza attrice, una mezza sgalettata, adesso non so, sì. E il famosissimo David Hasselhoff. David Hasselhoff, per chi non se lo ricorda, mannaggia a voi, è la star riconosciuta, famosa per prima, anni fa, Supercar e poi Baywatch. Forse non tutti sanno che David Hasselhoff a giorni sarà in sala di incisione perché sta registrando un album heavy metal. Ma veramente? David Hasselhoff, ragazzi, sì. Comunque un figo, cioè. Vabbè, era un Baywatch. La vedi, sì. Rod Stewart e la moglie a 27 anni, per esempio, e anche 27 metri di capelli di parrucchiere, che pure mamma lui, devo mia, dire. È sempre sembrato già. Lui sembrava David Bowie, comunque. No, Celine Dion, il marito.
no? Eh sì. C'è un Titanic in mezzo, 26 anni. Sì. Ci sarà una straccia, è aperta. Alec Baldwin. Sì. Che è uno dei fratelli Baldwin. Sì. Per esempio. Oh, Baldwin. Scusa, vedi. Sì, no, non Baldwin. Ragazzi, quanto è bella lei, scusa. Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, 25 lui. Anni. Se vi capita, dai, andatevi, ragazzi, a cercare una serie che si chiama Il Metodo Kominsky con bellissimo, protagonista sì. Michael Douglas, che è straordinario. È un altro attore fantastico di cui William ci dirà il nome. No, non me lo ricordo. Ok, sono due attori eccezionali. Però è un attore che ha lavorato parecchio con Woody Allen, sì, diciamo. Comunque, meraviglioso. Ma anche, per esempio, andiamo alle coppie politiche, per esempio, sì. Macron con sua moglie si passano 25 anni, sì. No? Dove lui però è più giovane di lei. Ah sì? Sì. William, vogliamo aprire una piccola parentesi? Macron. Vogliamo aprire una piccola parentesi? Apri la parentesi. Ok, quando è lei, la donna, a scegliere di avere accanto un uomo più giovane? Si chiama Toy Boy. Ecco, molto spesso non trovi un po' stereotipata e anche un po', come posso dire, sminuente questa cosa, un po' di sminuente. Tanto Toy ho detto, Boy, no, perché? Non... Ho sbagliato l'altro giorno a dire un fatto. Perché l'uomo deve essere così etichettato come oggetto... giocattolo, ma quello che se è la donna, penso che anche l'uomo vada bene, cioè non sì, lo so, ma perché, perché anche l'uomo accetta come vuoi chiamare, questa è la domanda, fidanzato più giovane, e vabbè, va bene pure quello, perché si pensa che col passare degli anni, poi è anche un'evidenza, se sono fidanzati però non è detto, magari l'uomo venga meno insomma nella qualità delle sue prestazioni, quindi questo più giovane possa essere in realtà. Io ho appena scoperto una cosa che non sapevo. È bello sapere quanto a William interessa. No, ti sto ascoltando, ma proprio per questo. Non sapevo che Scarlett Johansson e Sean Penn stessero insieme. Però che fighi. 24 però. Anni di differenza, ma non sapevo stessero insieme. Non si può ragionare veramente sulla bellezza e la bravura di questo. Come la Melania. Melania. La Melania Trump. Beh, che col marito. Sì. Se passano 24 anni. Eppure 3-4 parrucchini, voglio dire. Eppure 3-4 psicopatologie, perché insomma lì entriamo un po' più nel merito. Io devo farlo. È vero. Nel frattempo noi ci ascoltiamo. Oh. Ma pensa, questa è uno dei pochi casi di cover internazionale di una canzone italiana. Che bello. Hai capito? Chi era? Raff. Io ero innamorato della coppia Bruce Willis-Demi Moore, che poi si è sciolta e si sono preso ognuno il Toy Boy e la Toy Girl. Ma questa è un'altra cosa. Lo so. A proposito di coppie strane tante. E con una buona differenza d'età, noi ci rivediamo domani, dove abbiamo la giornata della coppia, dove staremo in compagnia di Maurizio Cottanto e Mario De Filippi. Ci ho detto, noi ci rivediamo sempre alle 13.30 domani in diretta su Telebari e Radio Bari, probabilmente senza tosse, in compagnia di Valentina Gadaleta e William Volpicella. E soprattutto due come voi. Ciao! Ciao Capurso! Oggi è Capurso. Questo programma è stato offerto da sgservicesud.it. Forte pane di semola, con 50% di sale in meno. Mangiare bene ti fa bene.